E buonasera a tutti. Ciao. 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 Siamo qua al quinto episodio di Dakar Chiama Italia per commentare la Dakar 2023 e in particolare la tappa numero 7. E stasera, come faremo appunto fino al 15 gennaio, commentiamo gli highlight, i momenti salienti delle tappe, con un focus particolare con gli amici italiani che stanno partecipando, ma non solo, perché stasera saremo collegati con due ospiti d'eccellenza che hanno partecipato a più Dakar, ma negli anni scorsi. Quindi non sono a Riyadh, adesso al bivacco, non sono alla tappa di riposo, perché domani, per chi non lo sapesse, è il giorno della tappa di riposo e ci sarà un collegamento particolare che faremo domani sera, quindi già ve lo anticipo. E benvenuti a tutti gli amici che ci seguono sui social, che ci seguono sulla pagina Facebook e Instagram di Whip Live e su Facebook sulla pagina di Discovery and Dual, e a tutti gli amici che ci seguono su Teletruria, sul canale 16 del Digitale Terrestre in Toscana e sul canale 88 del Digitale Terrestre in Umbria. E come sempre la diretta è offerta da Whip Live, che è l'app per le vostre uscite e avventure in bici, in moto e a piedi, e io vi invito a scaricarla se non l'avete ancora scaricata. Si legge Whip Live e si scrive WHIP Live, live, e potete utilizzare la funzione di live tracking proprio come avviene alla Dakar. Quindi se volete essere seguiti dai vostri amici e da chi vi segue da casa come succede alla Dakar, utilizzate l'app Whip Live perché ne vedrete delle belle. E stasera, come al solito, con me in studio c'è Pietro di Discovery and Dual. Ciao. E Federico. Ciao. Ciao a tutti. Allora, prima di passare ai nostri ospiti e introdurveli, voglio raccontarvi quello che è successo in questi due giorni, quindi oggi e ieri. Ieri sostanzialmente è stata una tappa che, come avevamo annunciato nell'episodio 4, è stata annullata, quindi hanno fatto 500 km di trasferimento sotto l'acqua. Abbiamo visto delle dirette di Tiziano Internò di Rally Pov che faceva vedere la partenza, gente con scocciato sacchi dell'immondizia addosso per non patire il freddo, perché hanno beccato tanta acqua e freddo, e quindi niente di che per la classifica moto, perché non c'è stato nessun tipo di prova speciale, mentre le macchine e i camion hanno corso regolarmente. Invece oggi c'è stata una tappa, diciamo, che si è svolta normalmente, quindi una tappa non particolarmente lunga, di circa 350 km, tantissimi sassi. Abbiamo visto, diciamo, anche le immagini, abbiamo sentito alcune interviste, una giornata veramente veramente piena di insidie e di sassi viscidi bagnati dall'acqua, quindi quasi una tappa enduristica, insomma. E la classifica cosa ha visto? Ha visto sicuramente un Ross Branch del team Hero, che nonostante nei giorni scorsi sia rimasto a piedi, quindi sia in classifica generale molto indietro, ha vinto la tappa, l'ha vinta, ma sono veramente tutti lì, tutti appiccicati. Oggi lui ha vinto con diciamo 3 minuti di vantaggio su Sanders, ma lui non fa testo nella generale, e Klein si è mantenuto in terza posizione. E quindi la classifica generale vede Skyler Rose, l'americano, ancora in testa, ma con soli 13 secondi, pensate, dopo 8 tappe, dopo 7 tappe, con solo 13 secondi su Kevin Benavides e sempre solo 13 secondi, quindi a pari merito, diciamo, su Mason Klein. Poi, dopodiché, quindi pensate, su 30 ore di gara a 13 secondi, cioè questo vi fa pensare un po', a capire anche il ritmo su cui stanno viaggiando i primi. Il quarto posto ce l'ha Toby Price a 1 minuto e 58 e si arriva all'ottavo con Barreda a 7 minuti e 20, quindi veramente tirata. E gli italiani, ovviamente il nostro grande Paolo, oggi ha contenuto, diciamo, limitato ai danni, è andato tranquillo perché ha fatto 25esimo assoluto, mantiene il suo 18esimo posto in classifica generale, e nella Rally 2 è sempre secondo, ha una ventina di minuti da Dumontier, il suo avversario in Rally 2. Quindi diciamo che oggi la tappa è stata per lui, per le sue caratteristiche, sentivo un po' non congeniale. Poi Paolo si conosce, lui va bene sulla sabbia, va forte sulla sabbia, va forte quando c'è da spingere e da veramente nelle tappe quelle toste. In queste tappe un po' più enduristiche è stato coi remi un po' più in barca, ma meglio così, meglio contenere e limitare i danni. Poi la settimana prossima invece, che sarà una, diciamo, tappe molto corte e molta sabbia, in cui ci sarà lì veramente da darci dentro, probabilmente Paolo potrà fare la differenza. Quindi per adesso vi facciamo in bocca al lupo, ma
domani ci saranno delle belle, perché nella live di domani sera, giorno di riposo, speriamo di parlare anche con lui, ma non vi ho detto niente. E introduco gli ospiti di stasera, che hanno richiesto di accedere giustamente. Faccio entrare subito Jacopo Cerutti, che penso che molti di voi, penso tutti, conoscete. Non ha bisogno di tante introduzioni, ma ve le faccio lo stesso. Ciao Jacopo! Ciao. Aspetta che non ti sentiamo, alzo il volume qua. Prova a dirci qualcosa. Mi sentite? Perfetto. Sì, ciao, forte Jacopo! Grandi. Ciao ragazzi, ciao, com'è? Tutto bene? Tutto al top. Grandi, grandi. Non è normale allora, questo da casa. Come, come seguire? È vero, non è normale, come dice Pietro, vederti da casa. Vederti da casa, in questo periodo. Accidenti. Allora, anche Jacopo ha fatto 6 Dakar, di cui, e una in macchina, diciamo in macchina, in una specie di macchina. Quindi copilota. 7 in tutto, uno come copilota, ma 6 in moto, e noi si parla solo di moto, quindi alla fine di macchina non ce ne importa poco. E miglior piazzamento, 12° assoluto alla Dakar, alla prima Dakar che hai fatto, giusto? Grande. Sì, sì, esatto, ne ho fatte tante in Sud America e poi una in moto, ne ho fatte una in Arabia, la prima, poi la seconda l'avevo saltata perché c'era stato il Covid e volevo fare le Corace, ma è stata annullata, e poi ho fatto 2022 come copilota in macchina, appunto. E ora, mentre faccio entrare anche l'altro ospite, perché vi voglio far vedere tutti belli insieme, perché è bello che le domande sorgano anche tra di voi, ti faccio intanto la domanda, pensaci un attimo mentre invito il grande Andy Winkler, e la domanda è: come si vive una tappa marathon? Perché Andy mi ha detto giustamente, ma io l'anno scorso non l'ho fatta perché ce l'hanno annullata. Quindi bisogna oggi parlare di come funziona e come si vive una tappa marathon alla Dakar. E ecco Andy. Ciao Andy. Ciao. Ciao. Ma c'è anche Aldo. Ciao grandi. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Unplane, grandissimi. Anche ovviamente chi ci segue tutti conosceranno Andy e Aldo, perché è impossibile non conoscerli e non volergli bene. Però per chi non lo sapesse, l'anno scorso Andy e Aldo hanno partecipato alla Dakar insieme, padre e figlio, in moto, portandola a termine, diciamo, tranne una piccola defiance finale, ma la bypassiamo per Aldo. E ma Aldo poi ovviamente, prima di aver fatto quella dell'anno scorso, ne ha fatte tante, io non ho perso il conto, dico la verità, in Africa, quindi quando erano ancora le Parigi Dakar. Beh, ciao Carlo e Federico, perché era tantissimo che no, anche Jacopo. Ciao. È vero, è vero. Ciao Aldo, ciao. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Quindi ciao. Abbiamo fatto, ora Andy, ho visto che sei appena arrivato, che eri in mezzo alla neve, però abbiamo fatto un'introduzione alla tappa di oggi, che è stata quella di oggi, insomma, poi domani tappa di riposo, dicevamo. La peculiarità di quella di oggi è stata una semi-marathon. La settimana prossima ci sarà la tappa marathon, quella vera, giovedì e venerdì la settimana prossima, e lì si vedranno veramente la tenuta dei mezzi e dei piloti. E dicevo a Jacopo di spiegarci un po' come funziona una tappa marathon, che però voi non avete fatto l'anno scorso, vero? No, è stata annullata proprio per la pioggia, perché il bivacco era allagato, quindi siamo stati fortunati, diciamo. Invece quest'anno l'hanno introdotta proprio per la pioggia, la semi-marathon, esatto. Quindi un po' il contrario è stato. No, allora la marathon è sempre la tappa più ostica della Dakar, perché non c'è assistenza, perché comunque è un impegno per il pilota, perché deve salvaguardare la moto, quindi teoricamente, anche se poi non è, diciamo che secondo me ci si affida un po' di più al caso, per non, cioè non è una questione di spingere meno per non rovinare la moto, più che altro è sperare in bene che non si cada proprio in quel giorno. Perché appunto non avendo assistenza, uno deve aiutarsi solo tra concorrenti per fare la moto alla sera, e quindi diventa impegnativo qualsiasi problema, tipo abbiamo visto l'altro giorno quando Paolo ha fatto quella caduta grossa che ha strappato tutta la torretta, fosse stata una tappa marathon lì era veramente impegnativo. Poi tanti team hanno supporto un camion con dei ricambi, però comunque sono lavori che devi fare tu alla sera, che già sei stanco, magari non ci sono tutti i ricambi che vuoi,
e quindi è sempre la tappa un po' più impegnativa. E poi comunque anche, diciamo, dal punto di vista logistico per il pilota è sempre più difficile, perché i giorni prima devi preparare la sacca con tutte le cose doppie da dargli, da dare dietro, quindi barrette, gel, le calze di scorta, tutto quello che ti può servire, anche il beauty eccetera, da dare all'organizzazione entro un certo tempo, così te lo portano a sacca marathon. Quindi oltre a preparare le cose magari per il giorno dopo, devi preparare anche le robe doppie per la sacca marathon, e quindi comunque è un impegno ancora maggiore per i piloti. Poi bisogna vedere dove ti fanno dormire. Se ti fanno dormire in un posto comodo va anche bene. Io 2 anni fa abbiamo dormito in una specie di, diciamo, capannone enorme con dei letti a castello comodissimi a caldo, e stavo meglio che in tenda, visto che dormivo in tenda al freddo le altre notti. Quindi bisogna però vedere dove ti mandano. Ma la domanda che mi sorge spontanea è, ma rispetto a una giornata, diciamo, categoria Malmoto, Original by Moto, quindi senza l'assistenza standard, quindi nessuna tappa, uno all'assistenza. Nella tappa marathon, cosa c'è in più rispetto a quel tipo di categoria lì? Quindi anche uno della Malmoto, ad esempio, non può cambiare le gomme, per esempio, la sera della marathon, oppure più o meno per lui è tutto uguale? No, la differenza è proprio che le gomme sono marchiate, quindi penso che tra piloti di Malmoto si possano scambiare le gomme, ma non tra piloti prioritari, perché ogni anno cambiano un po' le regole, perché le marchiano proprio col numero del pilota. Quindi sicuramente i prioritari non possono cambiarsi le gomme neanche tra di loro, come si faceva qualche anno fa, e ovviamente non possono prendere gomme nuove come una tappa normale. Quindi tutti non possono cambiare le gomme, e in più i Malmoto comunque... durante le normali giornate possono andare al camion KTM, ordinare un iniettore se non funziona più, comprare qualsiasi ricambio, e lì invece ovviamente non c'è un camion KTM, quindi tutti i ricambi che ti servono o ce li hai dietro o non ci puoi far niente. Io sto ridacchiando perché mi è venuta in mente una domanda da fare a Andy e Aldo, perché mi ha raccontato Andy un episodio, in realtà prima di farla da casa l'anno scorso. Dovevano gestirsi i ricambi, no? Cosa portare dietro, ma non cosa portare dietro al bivacco, ma cosa portare dietro in moto. E mi ha spiegato Andy che Aldo non voleva portare una moto con alcuni attrezzi attaccati sotto, ma voleva portare le borse con i ricambi. È vero o no? Diciamo che io da... neofita, così direi, lì vedevo gente che partiva senza neanche un cacciavite, e quindi dico, cavoli, ti appesantisce solo, Invece lui dalla sua esperienza, io vedevo che portava qualsiasi diavoleria possibile, dai cavi elettrici, frizioni, cioè la sua giacca aveva un peso che neanche camminare riesci, ecco. Più o meno quasi tutto quello che ha portato in realtà è servito, quindi l'esperienza è servita. La vecchia guardia non si sbaglia mai, dunque. Ma quella volta non c'era l'assistenza. Capito. Quindi partivi con quello che avevi, quindi ti portavi tutto quello che avevi. E quindi più ricambi avevi, meglio è. Cioè, io mi ricordo che avevo portato anche il volano della io so che grazie a te un ufficiale è arrivato in fondo alla sua prima Dakar. Sì, infatti, perché quello non lo portava nessuno, c'ero solo io che lo portavo, quindi perché sapevo che qualche moto si era rotta col volano, e allora l'avevo portato. Però non lo portava nessuno, cioè nel senso perché che pensavo mai di chi sarà, è un po' da pazzi portarsi, eppure è servito, perché quando ho visto Gio Sala fermo e dice mi sono fermato, mi sono ritirato, e cos'è l'accensione? Ho l'accensione rotta, te la do io, dai. Anche lui dal pero, perché non se l'aspettava che ce l'avessi. E così ripartito, e poi è arrivato. Grande.
Questi sono esempi di invece di quello che uno dice, caspita, dovrebbe... Cioè la Dakar ti insegna non solo ad a gas, no, in moto, ma ti insegna anche a usare il cervello e organizzare al meglio la logistica della gara, penso che sia forse uno degli eventi, delle gare più complete da questo punto di vista che esiste. Comunque tuo papà diceva sempre, oggi a me può succedere, domani a te, dunque c'era questo scambio sempre di rispetto, perché a parte con qualcuno che... Abbiamo visto qualche volta dei video tu vuoi dire ma è passati tutti, ma non si è fermato nessuno, però vabbè. Sì, però no, per noi per non rischiare ogni tappa la trattavamo come se fosse una marathon. Avevamo tutto quello che si poteva rompere dietro, grazie alla sua esperienza e tutto, però... Avevo anche la frizione, non solo un di disco. Non un disco, tutta. Tutta la frizione. Anche lo spingi disco? No. No, solo il pacchetto frizione. Invece di Jacopo, ad esempio, sulla moto, comunque sia, te hai sempre corso su team con assistenza, giusto? Ma al moto non hai partecipato mai. No, mai fatto. E lì, invece, te cosa ti portavi sempre dietro, di solito? Ma io cercavo di portare il minimo indispensabile, portavo tipo leve di scorta, come si chiama, il bicomponente, quello metallico per tappare i buchi, e poi portavo qualche cavo elettrico, portavo il tubo, quello per prendere la benzina dal serbatoio posteriore e metterlo in quello anteriore, e poi un po' tutte le chiavi per smontare la moto. Però poi con alla fine gli anni di gare che ho fatto, ho visto che se mi portavo il bicomponente rompevo, non andava più la batteria, se portavo i morsetti da batteria rompevo il carter, e quindi ho detto vabbè, io porto questo, poi se va bene bene, poi e alla fine mi è sempre andato abbastanza bene. La volta che ho bruciato la batteria, che mi hanno dovuto dare i morsetti, sono riuscito a trovare subito un pilota che ce li aveva prima della partenza, e l'ho fatto subito così. Va anche un po' fortuna, ovviamente, uno magari a volte porta la frizione e poi rompe tutt'altra cosa, no, quindi non so ci sta a portarsi i ricambi, però bisogna avere un po' di culo ogni tanto. Non so se sbaglio, non mi ricordo, ma forse hai avuto te una volta un problema con la ruota dietro? Sì, 2020 ho finito la seconda o terza tappa sul cerchio, e poi era diventata un po' una moda, anche un paio d'altri l'avevano fatta quell'anno lì, e avevamo avuto problemi con le gomme. Sì. E sì, meno male, quell'anno lì ad esempio avevo la 32, le chiavi per smontare tutta la ruota dietro, e ho tirato giù tutto, ho strappato via il copertone che era distrutto, e sono ripartito sul cerchio. E magari qualcuno che non si porta, ci sono tanti che non si portano chiavi, si portano proprio quasi nulla. Quelli che hanno la 32 per smontare la ruota dietro, secondo me sono uno su due piloti. E alla fine, quella volta lì l'ho smontata, l'ho finita sul cerchio, meno male che aveva retto. Sì. Siccome il tempo vola, abbiamo dei tempi televisivi, perché ricordo che ci stanno seguendo anche da Teletruria in Umbria, in Toscana, in TV, vi voglio fare una domanda, poi continuiamo la live sui social e appunto magari rispondiamo anche a chi ci scrive. E la domanda che voglio farvi in realtà è abbastanza generica, ma riguarda ovviamente gli italiani in gara, e in particolare io devo per forza farla di Paolo, perché insomma, oltre a essere il primo italiano che adesso è in generale, è anche un amico, quindi se voi ce l'aveste ora qui, poi amico di tutti noi, perché alla fine siamo tutti amici di Paolo, ha corso con Jacopo per tanti anni, e siamo stati con Andy e Paolo in Tunisia, proprio uno degli ultimi allenamenti di Paolo prima della Dakar. Cosa gli diresti se oggi dovessi passare un paio d'ore con Paolo, anzi un paio di minuti diciamo con Paolo? Quali sono le indicazioni, Jacopo, sportive da dargli, e Andy mentali, Aldo mentali, da focus vecchia scuola da dargli per l'ultima settimana di gara? Ma guarda, io lo sento, comunque lo sto sentendo tutti i giorni dopo le tappe, e secondo me ora della fine della Dakar mi odierà perché sto facendo la nonna di turno, gli dico stai tranquillo, vai piano, sei andato bene lo stesso, sai che lui invece magari si incazza perché non è andato bene, io invece lo tengo tranquillo, cioè nel senso cerco di fare la mamma di turno che lo tiene tranquillo, perché
ho visto comunque che è una Dakar dove ci si elimina a vicenda, impegnativa, molto dura. Lui sta andando alla grande, secondo me già il risultato che sta facendo adesso è fantastico. Mm-hmm. E se mantiene senza aumentare, sicuramente può fare ancora meglio. Per cui io gli sto dicendo solo di stare tranquillo, di fare quello che sa fare, si è allenato tantissimo e basta. Bene, bene, bene. Quindi l'indicazione è quella della tranquillità. Io gli dicevo vinci il prologo e poi torna a casa per farti vedere, invece te gli stai dicendo fai piano e arrivo. No, scherzo ovviamente. Invece... Sì, anche perché la seconda settimana sarà quanto pare bella impegnativa e so quanto lui si è allenato, ci siamo allenati anche insieme in Sardegna. Su cose comunque molto fisiche, da spingere, insomma da fare la fatica vera dove si fa la selezione, per cui spero che la seconda settimana sia così, che può fare ancora un po' più di differenza. A me mi ha impressionato con Tunisia, infatti anche Andy penso lo stesso, insomma, da quanto andava forte. Che cosa gli direste Aldo e Andy a Paolo? Ma io dalla mia parte, come sempre, cerco di spingere tutti i sigoli e quelle cose. Ti sentiamo a scatti. Sì? Sì, forse anche io a scatti, però non ti sentiamo più. No. La connessione. Boh. No. Niente. Prova. Sì, prova a scollegarti. Noi intanto salutiamo gli amici che ci stanno seguendo a Teletruria e continuiamo le dirette sui social per chi ci vuole seguire e per chi se li è persi può tornare nei nostri social di Whip Live o di Discovery and Dual per rivedere le dirette integrali, anche su YouTube tra l'altro, basta digitare Dakar Chiama Italia. Mentre aspettiamo adesso che ritorna Andy e Aldo, salutiamo quindi tutti gli amici di Teletruria e ci vediamo domani sera sempre alle 21. Ciao! Ciao a tutti. Allora, vediamo Andy, lo faccio rientrare. Vediamo se rientrano. Eccoti. Ci senti? Sì, adesso sembra di sì. Eccoci. E niente, dicevamo cosa diremo a Paolo, no? Io come sempre spingo proprio per godersi al massimo quelle esperienze lì. Sono incredibili, quindi le sempre sia nei viaggi sia di godersi proprio che posso venire da quelle cose. Non solo la gara, anche tutto il resto, perché Paolo tirare per tanto lo farà, quindi direi di che tutto il resto godersi tutto. Ma io per gli italiani che abbiamo, a parte Iago che non c'era e anche Gerini che non c'è, perché sono loro i realisti un po' più diciamo forti nel campo del re. E quindi deve essere veramente bravo per continuare con quei ritmi che veramente così un po' rischiosi. L'unica cosa, tieni dura la concentrazione, perché basta solo un po' di disattenzione che succede al padatrack, quindi tenere sempre alta la concentrazione il più possibile. Poi il ritmo lo fa lui come sceglie lui, ma la concentrazione è quello che deve tenere sempre più al massimo. È vero, lo diceva sempre anche Fabrizio, il mio babbo diceva sempre che la difficoltà più grande era rimanere concentrati per ore e ore là, senza mai pensare a i cavoli propri, perché alla fine poi la testa magari su 10 ore in moto ti va da qualsiasi parte, no? Io penso sempre anche quando l'ultima Dakar che ha fatto mio babbo, io avevo il polso e mi ero rotto il gomito, e tutte le sere... qualche sera sì, qualche sera no, però chiamava, mio babbo diceva sempre come sta Joella, la mia mamma diceva sempre com'è il gomito, sta bene, quindi anche queste cose qui sono distrazioni che effettivamente poi quando uno laggiù ti viene sempre, no, da pensare a qualcosa, a qualche problematica, invece uno da lì deve pensare solo a concentrarsi
a guidare la moto e a non prendere rischi, perché poi alla fine si fa presto a uscire. Infatti io a Paolo non gli ho scritto mai da quando è partito, quindi io l'ultima volta per il prologo gli ho scritto, poi ho detto adesso io a Paolo non gli scrivo più per scaramanzia. E ho scritto a Tiziano e il giorno dopo si è ritirato e quindi ho detto basta, non scrivo più. E allora niente, però a parte gli scherzi, insomma la gara tosta. E qualche aneddoto particolare che avete in mente te, Jacopo? Sicuramente le domande che ci arrivano riguardano il tuo futuro. Si può sapere già qualcosa oppure no? Moto, ho sentito moto innanzitutto. Sì, assolutamente. Io sono uno da due ruote, ho voluto provare l'avventura 4 perché mi sono divertito, mi è piaciuto, però mi vedo sulle quattro ruote ben dopo i 40 anni, dai. Quindi ce n'è ancora un po' sulle due ruote e ho un bel progetto in ballo. Non posso purtroppo dire niente, ma annunceremo a breve. Comunque sulle due ruote c'è dentro anche un po' di deserto, quindi è una roba molto, molto bella e motivante. E quindi niente, non vedo l'ora di svelarvi tutto e insomma di partire con questa bella avventura. Ci sarà un Africa Race? Annunciamo qualcosa? Sì, quella mi manca, quindi ogni caso nel mio futuro ci sarà sicuramente un Africa Race, perché mi manca e non posso non farla. Ho corso in Arabia Saudita, ho corso in Sud America, certo. E mi manca correre fino a Dakar, cioè non bravo. Posso non andare al Lago Rosa. Bravo, assolutamente, bravo. Bene, magari sarai accompagnato da altri italiani, insomma. A proposito di questo, cosa ci dite, padre e figlio? Quali sono i vostri progetti per il prossimo futuro? Ma allora, di sicuro anche noi, l'unica cosa che mancava dell'esperienza che abbiamo fatto è stata, ecco, perché era un po' i posti che volevamo vedere insieme. Il motivo per cui abbiamo fatto tutto questo era un po' per vedere quei posti insieme e condividere le esperienze. L'Africa Race sicuro è un obiettivo che vorremmo fare, ecco, poi non sappiamo bene quando. Ma per quanto mi riguarda, io la Dakar non sono più in grado di farla perché sono vecchio e sono professionista e non ho tanto tempo per allenarmi. Quindi, però il mio sogno nel cassetto è Coresco, a tornare nei posti che avevo visto tanti anni fa e poi anche un po' l'avventura dei luoghi che mi attirano ancora un pochino. Certo. Un pochino, parecchio, tanto. Io sono lì che soffro a vedere tutti loro che corrono e che vivono quelle emozioni. Quando ero là ho detto mamma mia, chi me l'ha fatto qua? Così. Ma è sempre così, Aldo, è sempre così. È sempre così. Ma infatti tra l'altro i posti in cui tra l'altro uno ha rischiato, te in primis, la storia di quando ti sei perso, che non ti sono venuti a riprendere dall'organizzazione, che era l'89, se non sbaglio. 89. La Dakar 89, che insomma hai preso un bel rischio e nonostante tutto uno lì maledirebbe tutti e tutto, dopo una settimana dice ma sai che quasi quasi prossimo anno ci voglio tornare, no. E dopo un mese dici no, voglio tornare alla Dakar, è questo un po' il senso, penso. Sì, quando sei là soffri come un cane, tutto, mi immagino loro che fanno i trasferimenti su mattino presto, che fa freddo, magari piove anche, oppure poi tutto il giorno in moto, e quei momenti lì, sì è bello andare in moto, però non è super così piacevole in qualche situazione. Però quando poi non ci sei ti mancano, perché ti mancano, è un'emozione che manca. E ora vi chiedo solo un'ultima cosa, perché a questo punto io vi ho tutti qua e poi magari devo carpire delle informazioni, perché ora, come vedete, anche stasera ho messo una felpa particolare e ancora non, magari qualcuno che ci segue non lo sa, ma insomma può darsi che il prossimo anno ci sarò anch'io in Arabia Saudita, sempre con due ruote sotto. E però la domanda da chiedervi è quello che vedendo le immagini anche di questi giorni, il
tanto freddo che hanno preso. Cosa è che non dovrebbe mancare nella borsa di un pilota della Malmotò, secondo voi? Oltre che un giubbotto forse da alpinismo. Sono così tante cose che mi vengono in mente. E poi ogni volta che vai ti viene in mente qualcosa in più che potresti prendere per migliorare. Cioè, già solo ogni cosa che ti fa male ti può accelerare in trasferimenti. Poi ho scoperto che c'era un pezzo di plastica che potevi mettere per posare, tipo cruise control, il cuscino. Alla fine ogni volta ne scopri di nuove da portare, quindi non saprei, ci sono tante cose. Portare una montagna. Io ti direi comunque roba per il caldo, per sentire caldo, perché il freddo è veramente tosto, possono confermarlo anche loro. E mi ricordo qualche pilota prima di partire quest'anno che mi diceva: no, ma quest'anno facciamo poche zone fredde, secondo me non è freddissimo. Io dicevo: se pensi di portare tanta roba, portane ancora di più perché farà freddissimo. E ho visto che infatti è stato così, che hanno patito un freddo pazzesco anche quest'anno. Ma più che il freddo, secondo me è proprio l'acqua, è la cosa, è un anti proprio, cioè proprio da fastidio, quella cosa lì, proprio. Sai, il freddo poi va in moto, è meglio, io credo, come ci voglia dire a loro, fare una tappa di 500 km che farla i 500, cioè, di trasferimento sotto l'acqua. Cioè, meglio farla in gara, capito? Diventa massacrante, secondo me, l'acqua. La pioggia è una cosa proprio brutta. Sì. Ma il freddo è più, cioè, è durante i trasferimenti o anche proprio durante le prove speciali che uno sente freddo? Ma in trasferimenti. La parte più brutta è la fine dell'ospedale alla fine. Perché al mattino ti vesti tanto, perché hai la sacca che scarichi, ma finita la speciale non hai super vestiti per il freddo, e quindi metti solo il giubbottino sopra e fa freddo. Infatti io mi ricordo che mettevo solo un keyway che avevo dietro dopo la speciale, e arrivavo al bivacco che mi faceva una doccia bollente, bevevo tipo un litro di tè caldo perché avevo quel freddo nelle ossa che proprio tremi, non ti fermi più, ed è stato ogni giorno così praticamente finché non siamo andati a un po' più a sud di Riyadh. Quindi spero che adesso loro la prossima settimana stiano meglio, perché a sud c'è una temperatura molto più accettabile. Ho visto che tutti usano le moffole, quelle come sullo scooterone, quelle per mettere le braccia al mattino, dentro, al mattino. Sì. Poi dopo le consegni alla partenza della prova speciale, e quindi giustamente alla fine della speciale non hai più nulla, hai solo quello che ti porti dietro. Quindi diciamo... Io alla fine dello speciale ho scoperto che c'erano queste casse d'acqua giganti con il fondo di cartone, e ogni volta le smontavo e rubavo il cartone sotto e me lo metto sotto i vestiti, e stavo benissimo. Tipo ciclista, col giornale. Sì. E quindi diciamo... Però poi lo buttavo, ogni spine speciale c'erano, quindi lo prendevo. Quindi diciamo, come consiglio, uno potrebbe dire anche di portarsi non un keyway, ma qualcosa di un giubbotto compatto, cioè da dire, lo metto, lo porto sempre dietro... E mi tiene un po' di caldo per tornare dalla speciale al trasferimento. Che poi molto spesso i trasferimenti anche sono... compri i guanti poi. Le speciali che arrivano al bivacco sono pochissime. Se non sbaglio, una quest'anno ce n'è stata. L'anello? No? Quasi mai. Io penso di averne fatte due in tutta la Dakar, nelle mie Dakar, che arrivavano al bivacco. Ah, uno ce n'è stato. Tutto il resto delle volte finisci, prendi e vai in moto. 100, 200 km, 250, quando ti va male. Sì, no, infatti si legge quei chilometraggi come fossero caramelle, in realtà è come andare, cioè fare 500 km di trasferimento è come andare da Milano a più giù di Napoli, così, in una botta sotto l'acqua. Vabbè, anche questo fa parte delle maledizioni che durante la gara uno dà, che poi dopo il giorno l'anno dopo lo fanno tornare lo stesso, e se uno fosse sano direbbe: ma che ci torno a fare? Invece più è dura e più... Roba, perché non è tutta mai. Come? Anche qualcosa. Sentiamo male. Roba. Per asciugare la roba? Eh sì, perché quando è bagnato, lì con l'umidità, anche di notte,
quindi bisogna avere delle cose interne che E come ad esempio cosa? Perché con cosa asciughi bene o male? Ma se quelle elettriche a fare di nuovo quelle elettriche che caldano da fuoco al punto al motore, però io da fuoco alla mal motore sicuro prossima, perché io dovrei essere nella sezione mal motore, non credo che possa avere una stufa elettrica con me. No, allora, ma se vuoi un consiglio, fatene una normale. La mal motore, cioè quella è l'estrema delle sofferenze, è proprio il perché devi soffrire così nella vita, cioè già si soffre da matti alla Dakar, bisogna farla per bene, cioè lì proprio è il non plus ultra del masochismo secondo proprio, me, sì. Anche se poi penso che finirla sia stupenda in mal moto, quello comunque c'è una soluzione potenziale, Aldo, potrebbe essere quella di non si cambiare mai dall'inizio alla fine della gara. Però col bagnato quando si va alto e sotto al bagnato è dura, sì. Mentre al mattino quando fa freddo bagnato è dura. Sì, però vabbè, io mi ricordo una tappa che avevamo fatto in Argentina, la mia prima Dakar, che hanno annullato la speciale e abbiamo fatto tutto trasferimento, però erano 700 km di trasferimento e diluviava da matti. E mi ricordo che tutti dicevano, tappa annullata, non hanno fatto niente, tutti arrabbiati, tutti. Però comunque farti 700 km sotto al diluvio universale sull'asfalto, cioè è meglio fare la speciale tante volte, almeno. Sì, io soffro meno a fare le speciali che quei trasferimenti. Sicurissimo, guarda, assolutamente. Vero. Io non ne vado, non. Ma scherzi. Infatti io so per l'Africa che piove poco lì almeno. Va bene. Io ragazzi, per ora Jacopo non ho mai convinto, però magari altre 3-4 chiacchierate poi mi fanno desistere. No, in realtà ormai sono abbastanza convinto e quindi non credo che nessuno, finché non ci sbatto la testa sicuramente nessuno mi farà cambiare idea. Bravo, no, ma sai cos'è? Che la prima sei talmente motivato che faresti qualsiasi cosa, per cui magari è meglio farla prima in malmoto, che non sai cosa ti aspetta e lo fai. Se tu invece ne fai una normale, poi dici no, in malmoto non posso andare, cioè troppo da pazzi. Ma guarda, io a casa mia, tipo, la mia mamma dice sempre che Fabrizio le diceva, ne ha fatta una lui da privato e diceva mai più, perché comunque poi lui aveva velleità di classifica, quindi voleva arrivare in su e combinare essere privato senza meccanico e dare con gas con le coliche Renali aveva, non funziona questa combo, diciamo. Quindi io invece voglio arrivare in fondo, non voglio, diciamo, avere nessun tipo di velleità di classifica, quindi cercherò di tenere la moto più possibile a posto e non, perché io ho visto la moto di ieri di Paolo, l'altro ieri quando è andato per terra, lì veramente se sei in mal moto ti metti le mani nei capelli, aspetti che qualcosa succeda dall'alto, perché non, cosa fai lì? Cioè, se poi magari arrivi alle 9 di sera e piove anche, è la volta buona che ti, secondo me, ti passa la voglia di fare la mal moto, però sono, sai, quelle cose nella vita che poi te le ricordi. Va bene, però dai, diciamo che l'obiettivo sarà quello di, appunto, di non dare ventole per terra e quindi avere sempre la moto in ordine. C'è un altro problema, le dirette chi le farà dopo il prossimo anno? Dirette chi le farà, ma guarda, quello non è il mio problema oggi. Oggi non è quello. No, oggi non è quello. Le fate voi. Chi? Noi due? Sì, no. Io l'ho detto l'altro giorno. Non c'è stata Dakar senza un Meoni, senza un Miglietti. Dunque, io avevo mezza intenzione di poter essere con lui in qualche modo, da Raffa, insomma, entrare, vorrei essere giù. Vediamo un po'. E comunque tenere il telefono in mano per fare una diretta dopo 700 km di trasferimento speciale non è quello, dai, che mi preoccupa, via. E devi fare. Lo metto lì, lo piazzo su davanti al cap mentre sistemo la moto e
due o tre bestemmie magari mi scapperà, però vabbè, e via. Ragazzi, è stato un piacere, spero di rivederci presto a girare in moto. E Andy, organizziamo, te l'ho detto, da qui a breve Tunisia, se non sarà possibile questa entro la fine dell'anno, dobbiamo tornare assolutamente. E vivo sono anch'io, Jacopo, allarghiamo, esatto, allargo l'offerta anche a te. Tunisia bellissima, tra l'altro faccio un attimo uno spot come fanno tutti per l'Arabia, tutti quei sassi che fanno vedere dell'Arabia, la storia, dico Tunisia, andate tutti a Duz, posto pazzesco, poca spesa, tanta resa. Poi abbiamo ancora una a Star Wars. Esatto, non si sentiva bene, ma io l'ho sentito, bisogna andare a vedere Star Wars. Esatto. Io vengo in macchina. Meglio. Ragazzi, buon appetito, buona cena, grazie di essere stati qua. Ti ricordi Enrico, siamo dormito. Eh sì. Ci vorrei... Io credo che qua bisognerebbe fare una diretta solo voi due, mi sa. Aldo e Federico. L'Egitto. Voi siete anche avversari in gara. Certo. Porca miseria. Ma che... Io andavo a spasso. Io ho rotto quell'anno lì. L'unica volta ho rotto. L'ultimo giorno. Magari Aldo c'aveva un cilindro di ricambio. Se... No, non mi è passato da lì. È passato lì, era prima, era più avanti. Era già lui avanti. Semi-ufficiale. Ah, e poi Andy bisogna andare a fare i roadbook mascherati, non so se... Allenamento con roadbook mascherati. Bene, ragazzi, sono allenamenti dei campioni. Vabbè, attenzione, coach seri, non roba così. Ecco, non ci improvvisiamo coach. Aldo, quando vanno giù in Tunisia, allora in moto ci si va in macchina noi. Ma no, Aldo lui vuole sgassare, quando c'era con Andy era, ci guardava le foto che andava con la moto, quindi lui vuole sgassare insieme a noi, non macchina, no. Allora, no. Allora se viene lui vengo anche con lui, se va a girare. Quindi vieni, Federico, vieni anche te in moto, vieni. Sì, vabbè, due anzianotti se viene insieme a girellare. Ma però ho una retornata che è bella, che è con vecchi tempi. Ti si sente male purtroppo. Questa tecnologia mi sa che a Torino non funziona più internet. Sei in bomba. Riprova. Mi senti? Sì. Sì. Oh, sarebbe bello fare quello che dicevate prima in Tunisia, fare un bel allenamento come anche i vecchi. Esatto. Sì, certo. Quando facevi i famosi video. Al grillo, al grillo. Va bene, ragazzi, grazie ancora. Ciao, ciao a tutti. Sigla.